Buongiorno, sono Roberto Calasso, sono qua per parlare del mito, in particolare del mito nella Grecia antica. Qualche anno fa ho pubblicato un lungo libro che si chiama Le nozze di Armonia, che è tutto di materia mitologica greca. Ma prima di passare ai nostri discorsi guardiamo una scheda dove il testo è preso appunto da frammenti di questo libro che ho citato. Nei miti greci molto era implicito che per noi è perduto. Quando guardiamo il cielo notturno, la prima impressione è di stupore dinanzi a un ammasso stocastico disperso su un fondo oscuro. Platone ancora riconosceva i fregi nel cielo e riteneva che quei fregi fossero le immagini più belle e più precise nell'ordine del visibile. A noi sembra invece precluso percepire un ordine e tanto più un movimento dentro quell'ordine, là dove ci viene incontro una fusciacca bianca sfrangiata, la via lattea, cinto di una gigantessa. E subito pensiamo alle distanze, agli inconcepibili anni luce. Abbiamo perso la capacità, anche ottica, di situare i miti nel cielo. Eppure, ridotti alla loro scorza fragrante di storie, i miti greci continuano ad apparirci coesivi e collegati, sino alle infime varianti, come se sapessimo perché sono collegati. E non lo sappiamo. Un tratto di Hermes, o di Artemis, o di Afrodite o di Atena fa parte delle loro figure, come se la stessa stoffa si ritrovasse nella casualità dei brandelli superstiti. Noi non dobbiamo rimpiangere troppo di aver perduto molti segreti del mito anche se dobbiamo educarci a percepirne la mancanza, il vasto indecifrato. Sarebbe come pretendere di vedere, alzando lo sguardo alla volta celeste, sette sirene che intonano ciascuna una nota intorno a ciascuno dei cieli. Non solo non vediamo le sirene, ma non distinguiamo più i cieli. Eppure, eppure, in quella stoffa tagliuzzata, in quelle storie monche degli dèi, possiamo ancora avvolgerci. E dentro il mondo, come dentro la nostra mente, quella stoffa continua a tessersi. Da secoli si parla dei miti greci come se fossero qualcosa da ritrovare, da risvegliare. In verità sono quelle favole che aspettano ancora di risvegliarci ed essere viste come un albero davanti all'occhio che si riapre. I miti sono composti di azioni che includono in sé il proprio opposto. L'eroe uccide il mostro. Ma in quel gesto si percepisce che è anche vero l'opposto. Il mostro uccide l'eroe. L'eroe rapisce la principessa, ma in quel gesto si percepisce che è anche vero l'opposto. L'eroe abbandona la principessa. Come possiamo esserne sicuri? Ce lo dicono le varianti, che sono la circolazione del sangue mitico. Ma ammettiamo pure che di un certo mito scompaiono tutte le varianti cancellate da una mano invisibile rimarrà uguale il mito. Qui si giunge al discrimine sottilissimo fra il mito e ogni altra narrazione. Anche senza varianti, il mito manterrà l'inclusione dell'opposto. Che cosa lo prova? La sapienza romanzesca. Il romanzo, questa narrazione dimidiata delle varianti, tenta di recuperarle accrescendo lo spessore di quel testo singolo a cui deve affidarsi. Così l'azione romanzesca tende, come verso il suo paradiso, all'inclusione dell'opposto, che il mito possiede per diritto di nascita. Il mitografo vive in una perenne vertigine cronologica che finge di voler sanare. Se su un tavolo mette ordine fra generazioni e dinastie, come un vecchio maggiordomo, che conosce gli affari di famiglia meglio dei suoi padroni, allora si può essere certi che su un altro tavolo il groviglio intanto si accresce e i fili si imbrogliano. Nessun mitografo è riuscito a comporre la propria materia in una sequenza coerente, eppure tutti si sono proposti di fare ordine. In questo erano fedeli al mito. Il gesto mitico è un'onda che nell'infrangersi disegna un profilo come i dadi gettati formano un numero. Ma ritirandosi, accresce nella risacca la complicazione indominata e alla fine la commistione, il disordine da cui nasce un ulteriore gesto mitico. Perciò il mito non ammette sistema. E il sistema stesso è innanzitutto un lembo del manto di un dio, un lascito minore di Apollo. Abbiamo eh, appena visto una scheda sul mito greco, tema di cui dobbiamo parlare, tema inesauribile, dove mh, di fatto si può partire da qualsiasi punto. Perciò suggerirei, per quello che riguarda voi, se volete, potete prendere come spunto una qualsiasi delle affermazioni che avete sentito nella scheda, altrimenti mh, propongo io un punto di partenza molto pratico che vi riguarda direttamente. La, il mito, la mitologia non sono materia scolastica per voi. Questa è già una buona cosa. Ma nello stesso tempo, voi incontrate continuamente questa parola e, e questi fatti attraversando varie materie. Le incontrate in letteratura, nella storia, nella storia dell'arte, questi dei greci, queste storie in qualche modo circolano in molte delle cose che studiate. E allora viene da chiedersi perché e da pensare anche che cosa erano queste cose spostandoci molto indietro nel tempo, cioè al tempo delle origini greche, per cui quelle che per noi sono testimoniate per esempio da Omero. E lì ci renderemo conto che il mito che oggi non è nulla in un certo modo, non è afferrabile, non è... Non è inchiodabile in una disciplina, a quel tempo era tutto, cioè tutto si manifestava all'interno di questa cornice. Quello che incontrate nel mito, da una parte, è una serie di storie, semplicemente. Mito in latino si dice fabula, cioè racconto. Però queste storie hanno un carattere un po' diverso da altre. E se vogliamo arrivare rapidamente a un risultato, a cui si arriva attraverso lunghi passaggi, vi dirò subito qual è il risultato. Il risultato è questo che quelle storie sono una conoscenza, sono un modo della conoscenza che non può essere sostituito da nessun altro modo. A questo punto, credo di aver detto anche troppo, eh, lascerei a voi totalmente l'iniziativa. Eh, dunque, eh, se consideriamo che il mito può essere una risposta dell'immaginazione alla realtà, ehm, una sorta di eh, in opposizione al logo su un discorso irrazionale che possa eh, rivelare la verità dell'essere, eh, lo era però secondo il paradigma dell'Ellade, cioè eh, molto legato alla divinità. Infatti la verità dell'essere sarebbe rivelata la divinità. Un vivere con gli dèi. E allora oggi noi, eh, che cosa possiamo trarre dal mito? Può ancora indicare eh, la via per la vita spirituale? Dunque, eh, qual è la vera domanda? Che cosa dobbiamo fare noi? Cioè oggi no. il mito eh, sì. per noi... È solamente eh, una mh, rappresentazione della ricerca nei secoli della verità, quindi ha solo un valore stoico, conosce il mito? Oppure... Vabbè, ho capito, sì. No, è molto semplice, credo di aver accennato prima la risposta. Se è vero che il mito è una forma della conoscenza, che fa conoscere cose che altrimenti non riusciremmo nemmeno a percepire, è evidente che cosa possiamo fare oggi del mito, lo stesso che hanno fatto gli uomini di sempre, cioè tentare di usarlo, tentare di entrare in quella circolazione. E capire quelle cose che altrimenti non capiremo. Si può benissimo vivere, sia chiaro, senza quelle storie. La maggioranza dei nostri contemporanei vivono senza, non lo sanno, non ne sentono il bisogno, vanno avanti, sono contenti, beati loro, uh, vadano, uh, però non conosceranno mai certe cose. Allora, ciascuno singolo deve pensare se certi fatti sono per lui essenziali o no, o se può farne a meno è una scelta anche pratica e, e, e ha conseguenze poi in tutta la vita. Una volta che si entra in quella circolazione in cui ha senso il nome di Apollo, di Zeus o di Afrodite, il che significa ha senso un certo modo di vivere il sesso, l'intelligenza, la, eh, la passione, eccetera, e tutto cambia. Allora questo direi già, già dimostra qual è la rilevanza pratica enorme, tale da far cambiare la direzione di una vita che possono avere queste, queste storie. Eh, che rapporto ha il mito col corpo? Eh, Campbell, Joseph Campbell in suo libro aveva detto che eh, il mito è la rappresentazione del uh, conflitto uh, tra i muscoli del corpo, però il mito è anche assoluto, quindi come fa a essere al tempo stesso assoluto e contraddizione e nello specifico della contraddizione e rappresentazione del corpo? Il mito attraversa verticalmente tutto è la prima cosa che ha da attraversare il nostro corpo, in qualche modo. E, solo che l'immagine del corpo che aveva la Grecia antica è molto diversa da quella che abbiamo noi. Direi che era molto più complessa. Siamo noi, con tutte queste nostre conoscenze eh, goffe, conoscenze che ci vengono trasmesse da, da quel poco di scienza che arriva, che la scienza va molto bene, se è tanta, ma se è poca, uh, restringe addirittura l'orizzonte. Ebbene, la visione del corpo che c'era nella Grecia antica è, um, espande il nostro pensiero. Naturalmente bisogna vederla da vicino, bisogna vederla nella, uh, nei testi, nelle parole, nelle singole parole. Perciò non posso che dire, sì, c'entra, c'entra moltissimo e, e, e considerare la fisiologia attraverso la mitologia è qualcosa che viene assolutamente naturale quando si entra eh, in, in questo ambito di fatti greci. Però così è non solo in Grecia, così è anche in, in, altri, eh, in altre civiltà. Per darvi un esempio, in India tutto ciò che è connesso alla respirazione è di fatto quasi un fondamento metafisico, cioè qualcosa che riguarda l'essere in genere, non semplicemente il fatto di una singola creatura, l'uomo che respira con polmoni, eccetera. Mm, I miti sono stati ripresi prima e dopo eh, da filosofi, mh, da scrittori, da poeti, spesso anche con delle lievi variazioni all'interno di uno stesso mito. Ma esiste una fonte prima eh, per la conoscenza dei miti e della loro forma originaria? Un eh, eh, punto importantissimo e eh, 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 abbastanza paradossale. Non esiste, lo dico subito. Il mito è fatto, non è una singola storia, è un albero di storie. Ciascun mito, ciascuna parte di ciascun mito, è fatto di tutte le sue varianti. Questo è il primo paradosso. Ed è una delle ragioni per cui si capisce che tra le storie mitiche e le storie che per esempio incontriamo in un romanzo, che sono per quanto complessa sia... La forma del romanzo delle storie lineari, dove i personaggi fanno certe cose e non ne fanno certe altre, ebbene il mito ci obbliga a entrare in un altro ambito. E questo eh, curiosamente non vale ovviamente solo per le storie greche di cui parliamo ora, vale ovunque e dappertutto. Eh, se andiamo a studiare, se studiamo le, alcune mitologie africane, per esempio, ritroviamo lo stesso fenomeno. Certi eroi fanno certe cose, però c'è una variante secondo cui fanno certe altre, quelle altre che sono apparentemente in contraddizione. Poi si studiano insieme e viene fuori una specie di visione stereoscopica. Si capisce che quell'altra cosa che hanno fatto che è contraddittoria alla prima che sappiamo in realtà illumina la natura di quella persona. Esattamente come avviene in noi che pensiamo di fare qualche cosa, poi ne facciamo un'altra, però nella nostra testa rimane quell'altra cosa che pensavamo di fare e noi siamo costituiti dall'insieme di tutti questi fatti. Perciò questo fa capire come il mito sia le storie mitiche siano delle storie per natura molto più complesse delle storie normali attraverso le quali circoliamo. E dove bisogna abituarsi a ragionare in questo nuovo modo. E questo è il nuovo modo di conoscenza, è una parte del nuovo modo di conoscenza a cui accennavo. Bisogna, a poco a poco, semplicemente, come si impara a, a, a suonare il pianoforte, esercitare la propria fisiologia, come le dita, la fisiologia della mente, a entrare in questo giro di storia. Dopodiché a un certo punto eh, si finisce per ritrovarsi in un luogo familiare. Perché questo hanno anche di straordinario queste storie, che pur sconcertanti, scandalose. Tenete presente che le storie greche sono lo scandalo per eccellenza: sono le storie immorali, sono le storie viziose. Per, per secoli sono state eh, calunniate, ovviamente, dai loro avversari, che erano soprattutto cristiani. Ebbene, eh, eh, una volta che si entra dentro queste storie, si supera questo sconcerto, questo terrore iniziale, si trova anche un'altra sensazione molto strana: quella della familiarità. Queste storie parlano di noi stessi, cosa che non sentiamo sempre. Possiamo andare al cinema o leggere un romanzo che ci annoiano immensamente perché? perché sono storie che non ci riguardano assolutamente, che osserviamo così come se uno apre la finestra e guarda per la strada e vede passare delle macchine. Dice vabbè ci saranno altre macchine che passano, ma non, ti, non ci riguarda così tanto. Invece le storie mitiche se si è fatto quella, quel percorso che dicevo prima, se si è entrati in questa circolazione, non daranno mai più questa impressione. Cioè, ci riguardano direttamente e, e ci riguardano talvolta nelle zone più oscure, nelle zone che conosciamo meno, ed è questo uno dei, dei, dei grandi vantaggi che, che offrono queste storie a distanza di migliaia di anni. Io vorrei sapere che funzione ha il mito quando nella civiltà ellenistica diventa mitologia, cioè uh, possiamo dire un gioco, una specie di gioco erudito. Eh, lunga risposta. Allora, eh, intanto non diventa mai solo quello, perché se prendiamo per esempio Callimaco, forse il poeta più grande dell'epoca ellenistica e certamente il più erudito, era un dotto supremo, e leggiamo i suoi poemi, beh, sono degli squisiti poemi eh, dal, punto, dal punto di vista della forma, della costruzione letteraria ma sono anche dei grandi testi mitografici. Cioè non è che la letteratura sia in opposizione al mito, anzi quello che succede è questo strano fenomeno, che siccome il mito di per sé suscita quelle cose a cui accenavo prima, cioè scandalo, ripulsa, cioè un, come modo della conoscenza subisce un attacco violentissimo dal più grande degli scrittori dell'Occidente, che è Platone. E questo perciò in epoca precedente all'ellenismo. E in qualche modo viene espunto come modo della conoscenza proprio perché fa paura, perché eh, la via della civiltà, la via che ha scelto la civiltà greca a un certo punto è stata un'altra. Ebbene, che cosa succede? Che non potendo più avere questa vita integra, eh, verticalmente, che attraversa verticalmente tutta la vita. Della società, nel rito religioso, nel pensiero filosofico, nella letteratura, e limitandosi a questa zona della letteratura, la letteratura invece che sopprimere il mito serve a conservarlo, cioè diventa un modo di contrabbandarlo, di farlo continuare a vivere clandestinamente. Voi vedete laggiù ci sono sullo schermo sono delle immagini, non so, della Apollo e Daphne di Bernini, voi vedete che. Questo è quello che succede, certo, non in epoca ellenistica, ma molti secoli dopo, ma è lo stesso fenomeno, cioè la letteratura, l'arte, con il pretesto della bellezza, riescono a far passare una quantità di queste storie che altrimenti sarebbero condannate al silenzio dall'opposizione, come dire, morale della, della nuova civiltà, che poi sarà la civiltà cristiana. E arrivano fino a noi, per cui eh, per esempio la, a un certo punto la vera fonte mitica che cosa diventa? L'arte, la, la, la pittura, non nemmeno più la poesia, ma eh, se pensate anche alla letteratura italiana, anche nella letteratura italiana succede quello stesso fenomeno che era accaduto in epoca ellenistica, cioè il continuare a vivere delle storie eh, attraverso questo pretesto, alto pretesto letterario, so, la done del marino è un... un Grandioso poema mitografico e appartiene al barocco italiano. Ecco. Perciò, questo fenomeno è quasi una specie di sotterfugio che ha scelto una civiltà per lasciar continuare a vivere queste storie. Eh, io volevo sapere perché, un, un popolo così evoluto come quello greco ha avuto bisogno poi di rifugiarsi nel mito, in un mondo comunque sia irraggiungibile che non, che non è quello della, del reale. Lei dà per sottinteso che noi sappiamo che cosa è reale, lei lo sa, Beh, non no. lo sa, no. ecco, nessuno di noi lo sa. Ecco, dà anche per sottinteso che il mito sia qualcosa in cui ci si rifugia, al contrario. È qualcosa, tentavo di dire prima, è qualcosa che permette di accedere a quella cosa che ogni giorno tocchiamo, cioè quello che noi riteniamo essere la, re la realtà, ma che non sappiamo bene che cosa sia e alla fine ci dà una visione di questa realtà che non è eh, certamente quella eh, corrente oggi ritengo che sia un po' più ricca francamente cioè se lei confronta quella che è la visione trasmessa eh, senza bisogno di queste storie di cui parliamo a, a diciamo una specie di soggetto medio occidentale di oggi e la confronta con quella che, diciamo, un allievo di Platone, perché anche Platone aveva degli allievi, riceveva, e beh, qual è più evoluta? Ma noi facciamo una parte, credo, un po', un po modesta, un po', un po' penosa in paragone. Non vedo quale vantaggio avremmo nella conoscenza. Per cui eh, ehm, la prima cosa da toglierci di testa, e, e, e credo che sia una cosa semplicemente provocata dal corso della nostra civiltà, da questa ostilità della nostra civiltà verso queste forme, è che i miti parlino di queste cose lontane, remote, che non ci sono, eccetera, eccetera. Io tentavo di dirvi proprio il contrario. Sono quelle cose che sono talmente interne a noi stessi che ci fanno paura perché ci riguardano troppo, cioè esattamente l'opposto. Una volta eh, rovesciata questa prospettiva tutto diventa eh, non più semplice perché rimane sempre molto enigmatico, ma perlomeno si sa con che cosa si ha a che fare, si sente, si avvertono le presenze di questi nomi che altrimenti sono semplicemente dei nomi inerti che incontriamo in qualche classico. Professore, vorrei sapere come mai il mito riveste una tale importanza nella tragedia, come mai la tragedia ha ricorso al mito, lo stesso mito degli atridi così terribile. Volevo appunto sapere come mai. Ma credo per una delle ragioni che dicevamo prima, perché eh, il mito greco attraversa verticalmente tutta la realtà e tutti i generi. In realtà tutti i grandi scrittori greci sono dei mitografi, eh, che, uh, mitografi sotto diversi aspetti, in diverse forme. Lo epindano in forma enigmatica, allusiva, lo sono i tragici in forma di queste storie che eh, per la prima volta si manifestarono in quella civiltà e che noi chiamiamo tragedie, che sono storie che hanno un dei caratteri specifici precisissimi. Se guarda eh, quello che è rimasto a noi delle tragedie greche, si accorge che sono tutte mitiche, salvo una, i Persiani di Eschilo, che è una storia che si riferisce a fatti come è successo il giorno prima. Ma da quello capisce che anche i Persiani si può capire solo attraverso certe eh, figure mitiche. E questo cosa vuol dire? Che erano le storie per eccellenza, erano la realtà per eccellenza, cioè il contrario di quello che alla fine noi siamo stati portati. A credere da, da, da varie scuole, <ride> e, e cioè che fossero cose lontane, remote, che non riguardavano per loro, che non riguardavano il cuore delle cose, per, per i greci dell'epoca dei grandi tragici, erano l'ovvio tema di cui parlare e la questione era il come farlo. Infatti, i grandi tragici hanno spesso scritto sugli stessi temi, non si preoccupavano di inventare delle storie nuove, Giuseppina e, e Antonino che andavano a fare si sposavano, litigavano. No, no. Gli bastavano quelle che avevano, enormi, inesauribili, e, e su quelle non, non si sentivano difettare di originalità eh, oripide, perché riprendeva delle storie che erano già state trattate da altri. Eh, e, e perciò questo proprio è un, un ottimo esempio, e dà il segno di come eh, questa civiltà fosse intrisa in ogni suo aspetto di queste storie, e tutti le sentissero in qualche modo necessarie e fossero parte del linguaggio, parte dell'esperienza di ogni giorno, cosa che può continuare a essere, perché non è che il, la realtà di questa storia è data dal loro riferimento a un luogo e a un tempo, sono cose che continuano a sussistere, hanno una loro forza anche eh, a molta distanza nel tempo da, da loro. Eh, io a questo mi volevo ricollegare perché lei ha espresso molte volte il, il concetto che il mito è qualcosa che serve, è uno strumento di conoscenza della realtà, delle cose che ci sono molto vicine. Quindi le volevo chiedere, visto che in molte civiltà, non solo in quella greca ma anche in altre civiltà, è presente il mito come, come un'espressione di qualcosa che ci spaventa, delle cose che ci spaventano di più, tipo l'incesto oppure l'uccisione dei consanguini. Secondo lei. Il mito può essere anche un, un modo per dare un'immagine, uno sfogo ai tabù che ci, che ci opprimono? Ma perché spaventa? Beh, perché... perché spaventa la storia mitica? Perché è il mondo che spaventa. È questo. Noi tentiamo di trattare il mondo come una cosa domestica, ma solo perché ne siamo terrorizzati. Abbiamo ragione di essere terrorizzati. Abbiamo tutto, per la natura stessa, per sua costituzione, è qualcosa di... Enigmatico, crudele e difficilmente dominabile. Queste storie che sono il tessuto stesso della natura, di fatto c'è un grande neoplatonico, Salustio, disse una frase memorabile di questo genere, che credo di aver citato da qualche parte, che il mondo stile, anzi se mi permette la ritrovo sì. esattamente com'è. E dice sì, noi abbiamo tanta. Ecco. Questa è un'operetta che si chiama Degli dèi del mondo e dice poiché il mondo stesso lo si può chiamare mito in quanto corpi e cose vi appaiono mentre le anime e gli spiriti vi si nascondono. Questa è una frase che illuminante, fa capire come il primo mito è il mondo stesso. Cioè il tessuto del mondo è fatto in modo tale da essere, come dire... Eh, Adiacente e affine a queste storie mitiche. E perché? Le corpi e cose vi appaiono mentre le anime e gli spiriti vi si nascondono. Voi vedete che c'è questo carattere della manifestazione, l'epifania mitica, che è un carattere pericoloso perché ingannevole, perché c'è questa poichilia, la variegatezza delle forme che abbacina in qualche modo. E questo è l'abbaglio che si ha guardando il mondo e si ha anche guardando queste storie. Perciò non bisogna spaventarsi troppo, il fatto di essere spaventati anzi è un buon segno, è il segno che si è sulla strada giusta, i tabù, tutto il resto vengono dopo, quello che terrorizza non è l'incesto, non è l'assassinio, è l'esistenza, cioè qualcosa che inclu include eh, tutto questo. Ehm, che poi si parli di cose eh, mh, violente, sconcertanti, eh, in qualche modo... Mh, che possono anche ferire chi legge, è in qualche modo giusto, ma esattamente perché eh, corrisponda alla configurazione stessa di ciò che è, a questo tessuto di cui parlava Salustro: tessuto ingannevole, dove gli spiriti e le anime si nascondono, perché si presentano camuffati attraverso la maschera, attraverso la metamorfosi. Ma questo è: se prendiamo la realtà per un'altra cosa: ci sbatteremo la testa. Ce la romperemo e non capiremo niente.